E nel nostro studio all'aria aperta sono arrivati gli animali del CRAS. Stella, presentiamo questi due signorini. Sono due pulli di colombaccio, cioè due cuccioli, che sono stati trovati dai cittadini in un bosco. Loro sono piccolini, sono rimasti senza mamma e adesso noi li imbocchiamo ogni 2 ore. E andiamo dal dottor Rainer Schneider, il direttore sanitario del nostro CRAS Stella del Nord, che è venuto ad accompagnare questi meravigliosi uccelli che ha in cura, e vedo che invece ne ha uno un po' più grandino che è pronto per il volo, pronto per essere involato. E questi pulli che sono arrivati dai cittadini vengono, diceva Stella, imboccati ogni 2 ore. Sì, ogni 2 ore vengono imbottati con un mangime apposta e poi verranno finalmente liberati anche loro, come succede con questo loro consimile. E ora, mamma, qualche curiosità sul colombaccio. Si distingue dal piccione per il collare bianco e per le bande verticali sull'ala. Negli stormi esiste un preciso ordine gerarchico. Infatti i colombacci più giovani sono esposti all'esterno dello stormo e svolgono la funzione di sentinella. Dottor Schneider, le lezioni di Stella sono sempre interessanti. Sì, interessantissime. Ma io vorrei dare qualche consiglio ai nostri telespettatori che magari vedono appunto i piccioni, i colombi, i colombacci piccolini, li raccolgono e non sanno cosa dare loro da mangiare, piuttosto che agli adulti. Cosa consiglia? Sì, consiglio sempre di soccorrerli se si vede che sono in difficoltà, trovati per terra, di fianco alle strade o anche in mezzo alle case, di metterli in uno scatolone chiuso con dei buchi e poi di portarlo al più vicino CRAS dove potranno essere curati. Questo suo paziente invece è pronto per essere rimesso? Sì, è pronto per essere liberato. Voi aspettate, dovete diventare qualche mese grandi. Ancora qualche mesetto per loro e poi anche loro lo seguiranno. E allora Stella, lo salutiamo che il dottor Schneider lo libera. Un'altra vita salvata proprio come quella di questo meraviglioso airone. Guardate le immagini.